Sei stufi di tutte queste robe qui. Sono troppi. Eh sì. Si buttano giù, sputano per terra. La chiamano la Lampedusa del Nord, ma siamo a Rovereto, Trentino. Arrivano dalle coste di Sicilia e Calabria, un luogo meno famoso del Caradimineo, ma non da meno per il numero di persone che ospita. Sono centinaia. Almeno una cinquantina sono ospitati in un hotel del paese. Il resto si trova qui, nella sede di addestramento della Protezione Civile, nella frazione di Marco di Rovereto. Non so, sono più quasi loro che noi abitanti di Marco a momenti. Doveva essere una struttura di prima accoglienza per tamponare l'emergenza. È diventato un centro permanente. Qui i migranti restano mesi e non vogliono più andar via. Questo è un bel posto, qui si prendono cura di noi. I residenti sono allo stremo, è impossibile girare la sera, dicono. No, non dico più niente, no. Se no passo da banda del razzista, lascia stare. Ed eccoci al centro di accoglienza qui di Marco di Rovereto, quello che era nato come un centro di addestramento della protezione civile e invece ora ci abitano soltanto loro. Secondo i dati della provincia, in un anno nel centro sono transitati 918 profughi, ora sono quasi 200. Abitano nelle tende allestite in tutta fretta e aumenteranno perché il centro sarà ampliato. Guardate, queste sono le strutture dove finora hanno abitato i clandestini ospitati qui, strutture in lamiera. Passeranno da qui nelle casette prefabbricate appena costruite. Sono ancora disabitate, proprio in questi giorni stanno arrivando i letti. Per realizzarle la provincia di Trento ha speso finora 465.000 euro. Gliele hanno consegnate 2 giorni fa. Quante? 8. Per un totale di 96 ospiti. E E lo Stato che fa? Risponde alzando i numeri dell'accoglienza in Trentino. Si passerà dagli attuali 790 a quasi 1.000 profughi e tutti, o quasi, arriveranno qui, chissà per quanti mesi.